Se da un lato sappiamo che il Milo ha affrontato un solo allenamento durante la settimana per via del maltempo, dall'altro ci dimostriamo ignoranti nel supporre che sia stato lo stesso per l'Asci Catena. Ci sono buone probabilità che sia così, ma non vi è certezza in questo. Tuttavia ci riscattiamo parzialmente ricordandovi del cambio in panchina che ha coinvolto i catenoti non più di 2 giorni fa. Giovedì i giocatori etnei hanno dovuto salutare Caniglia e hanno avuto modo di riflettere sul messaggio inviato dalla società. Dopo 2 sconfitte consecutive, infatti, ci si aspetta un miglioramento ed è come se il Milo si trovasse in mezzo a questa piccola tempesta. Insomma, nessuna delle 2 squadre ha vissuto una vigilia tradizionale e nessuno può attualmente prevedere se questa preparazione a singhiozzo culminerà in una partita vera o meno. C'è sempre il rischio che domani a Milo non si giochi, ma non possiamo permetterci di considerare fino in fondo questa eventualità. Facciamo finta che la gara abbia luogo come previsto. In tal caso i padroni di casa dovrebbero fare a meno sia di De Carlo che di Locerto. Quest'ultimo ha un problema alla caviglia, mentre il primo dovrebbe scendere in campo con una maschera protettiva. La soluzione di ripiego appena descritta sarebbe sia rischiosa per il calciatore che poco pratica. Per quanto riguarda il resto della squadra, Pietro è l'unico dei grasso disponibili, mentre Ventimiglia figura tra i convocati, ma andrà in panchina. In campo ci si affiderà all'improvvisazione, ma abbiamo avuto modo di appurare quanto il Milo sia a suo agio in situazioni di questo genere. A questo punto tutti vogliono che il team del presidente Raciti cada e chissà se i ragazzi di Mister Fichera siano pronti a concedere agli avversari questa soddisfazione. Avversari come il Calatabiano, che scenderà in campo tra poco contro il Real Tre Mestieri, ultimo in classifica con 2 punti. La gara verrà disputata regolarmente al 99%, ha detto il presidente Sciacca, abbastanza soddisfatto di una classifica che dovrebbe uscire rafforzata da questo weekend. Gli ospiti hanno subito 21 gol in 7 partite, è il momento che il terribile attacco di Pippo Lombardo torni a colpire. La Rosso invece andrà in trasferta a Bronte con una formazione tutta da inventare a causa dell'esodo forzato di Napoli e Suman e della squalifica di Pappalardo.